Benvenuti, oggi 31 maggio, il santo del giorno è San Canziano. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo il cantautore Fabio Concato. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete. Questo fine settimana deve essere gestito con molta attenzione, non c'è bisogno di alzare la voce, meglio essere tranquilli. Consiglio tutti di trascorrere un paio di giorni di relax. Toro. Due giornate interessanti, potresti anche vivere emozioni passeggere. Tradimenti o situazioni poco chiare sono da cancellare. Gemelli. La situazione è sempre molto elettrizzante, soprattutto per i giovanissimi e per i gemelli che non pongono limiti all'amore. Se possibile, concederti un momento di riflessione. Cancro. In questo fine settimana possono tornare belle emozioni, sabato con Luna, Giove e Mercurio nel segno. Non si risolve tutto subito, tuttavia queste giornate sono decisivamente importanti. Leone. Bisogna trovare un po' di serenità, con il segno zodiacale del Cancro è possibile intrattenere un buon rapporto. Questo fine settimana va vissuto in maniera tranquilla. Vergine. Momento di recupero generale con il segno del Cancro, possono esserci buone imprese. Il periodo è certamente di recupero, ma ultimamente hai fatto troppe cose. Bilancia. È un cielo che favorisce gli incontri. Giugno sarà un mese che porterà molta fortuna ai cuori solitari. È importante mantenere i rapporti più importanti. Scorpione. Oggi è importante fare le cose che ti interessano. Luna e Mercurio favorevoli portano buoni incontri. È facile perdere le staffe, ma devi essere diplomatico. Sagittario. Il mese di giugno porta qualche problema di soldi. Chi convive o è sposato deve fare due conti con attenzione. Adesso bisogna superare le tensioni e cercare di risolvere i problemi nati nel passato. Capricorno. Non è la giornata migliore per mettersi contro qualcuno, possibili discussioni in famiglia. In questo fine settimana devi pensare a tante cose e la famiglia chiama. Acquario. Se un rapporto è in crisi, mostra la corda a giugno. Vivi un periodo polemico semplicemente se stanco di qualcosa. Tutto procede ma a rallentatore. Non è escluso che ci siano persino conti da rimettere in sesto. Pesci. Situazione molto interessante, consiglio chi è solo da tempo di farsi vedere in giro. Chi aspetta una promozione, compatibilmente con il ruolo che ricopre, può avere buone risposte. Proverbio del giorno, lacrime d'erede e matto chi ci crede. Questo è tutto per oggi, arrivederci a domani.